Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Mennoz, lo zio Mennoz, che vi ricorda come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento. Ritorna la Serie A dopo una pausa delle nazionali. Mamma mia ragazzi, che ha lasciato morti e feriti. Zapatone. E fortunatamente si parla di un mesetto. Sanchez, D'Ambrosio, quanti infortuni. Ma andiamo subito con questa ottava giornata di Serie A, che parte subito col botto con Lazio-Atalanta, partita che dovrebbe essere abbastanza equilibrata. Per quanto riguarda i portieri, Stracoscia sì, Gollini ni. Mancherà Zapata, sostituito da Muriel. Non lo so, Muriel è da molto che non gioca, non è propriamente una grande condizione fisica. Chi mi piace in questa partita? Vabbè, Immobile e Luis Alberto per la Lazio. Potrebbe essere la partita di Luis Alberto. Per quanto riguarda l'Atalanta, è in dubbio, ma perché infatti turnover e cose varie, ma secondo me Ilicic potrebbe essere la sua partita, è da tanto che non ci sono i più tre. Napoli-Verona è partita dopo le nazionali, prima della Champions League. Probabilmente farà del turnover Ancelotti, anche qui vittima delle nazionali è Lozano. Portieri, Meret sicuramente sì, Silvestri nonostante stia facendo un ottimo campionato, io lo farei riposare. Per i giocatori del Verona Andrei cauto, anche se stanno facendo un grande campionato, ma giocheranno sicuramente sempre a Napoli ed è una partita difficile. Per quanto riguarda il Napoli, Mertens che deve raggiungere Maradona e Di Lorenzo è fresco fresco di convocazione in nazionale. Juve-Bologna, qui la Juve diciamo potrebbe vedersela diciamo male, perché il Bologna è una squadra tosta. Portieri Szczęsny sicuramente sì, Skorupski, anche se la Juve non è che sta segnando tanto, il Bologna comunque ha una buona difesa, no, non si mette Skorupski, però non penso che possa prendere più di due gol. Anche nel Bologna ha perso un giocatore importante, Tomiyasu. Per il Bologna consigliarvi qualche giocatore, onestamente, a parte Sansone che è rigorista, ma farei passo. Per la Juve, beh, ovviamente tutta la coppia d'attacco, io questa settimana giocherò contro Cristiano Ronaldo. Cacchio, c'hai 37 anni, 36 anni, quanti cacchi hai? C'è la Champions, c'è giocato in nazionale, fallo riposare. Higuain e Matuidi. Matuidi potrebbe fare la sua partita. Sassuolo-Inter, il Sassuolo non ha giocato contro il Brescia, De Zerbi è sempre in bilico, l'Inter ha perso Sanchez, ha molti giocatori che hanno giocato in nazionale che potrebbero essere un po' stanchi. C'è una partita importante in Champions contro il Borussia, attenzione. Per quanto riguarda i portieri, Handanovic sicuramente, consigli sì e no. Del Sassuolo, secondo me Sassuolo potrebbe fare una buona partita in casa, quindi Caputo, Berardi e Dangan che contro l'Inter fa sempre ottime partite. Per quanto riguarda l'Inter, Lukaku che comunque deve un po' recuperare e Gagliardini, questo non gioca quasi mai, poi quando gioca piglia e segna. Cagliari-Spal, Cagliari deve ritornare alla vittoria in casa, quindi parte favorito. Ci sono molti giocatori in dubbio, c'è Pedro, Castro, Cacciatore, l'unico sicuro che gioca è Simeone. Per quanto riguarda invece la Spal, diciamo anche qui dubbi in attacco, dubbi in difesa, fatto male Vigari, cacchio mette, c'è una difesa facilitata. Per i portieri secondo me si possono mettere entrambi i portieri, non vedo una partita ricca di gol. Chi vi consiglio del Cagliari? Sensazione su Nandez, sta facendo un ottimo campionato e prima o poi la dovrà buttare dentro. Mi piaceva anche Cacciatore perché da molto che non porta bonus, ma è in dubbio. Per quanto riguarda la Spal, Kurtic, anche lui ancora non ha portato più 3.
Sampdoria Roma. La Sampdoria ha cambiato allenatore, la Roma sta perdendo i pezzi per la strada, non si sa quanti giocatori in dubbio e a rischio per la partita contro la Samp. Potrebbe essere una partita molto tirata, quindi entrambi i portieri si possono schierare. Per la Sampdoria, ragazzi, vi consiglio Quagliarella, perché è da molto che non segna, nuovo allenatore, qualche calcio di rigore non si può mai sapere. Per la Roma mi piaceva Florenzi, anche perché l'ho scambiato e l'ho avuto in mia squadra questa settimana, però rischi di staccare in Florenza che non solo è piglia del Nandaghi Pirina. Florenzi mi stuzzica Kluivert. Udinese Torino, anche qui partita equilibrata, entrambi i portieri secondo me si potrebbero schierare. L'Udinese non so sa chi giocherà in attacco ed è un dubbio sempre tra Okaka, Nestor Rocchi e Lasagna, ma tutti e tre non apparono in attaccando. Nell'Udinese fresco di rinnovo e diciamo ultima prestazione molto deludente, De Paul. Per quanto riguarda invece il Torino, sensazioni positive per due giocatori, due centrocampisti che ancora non hanno portato bonus, ovvero Verdi e Balzerri. Parma Genoa, altra partita equilibrata, altra partita dove l'allenatore rischia, ovvero Andrea Zoli, non può sbagliare più. Sì, secondo me sì, sicuramente si può schierare, e anche Radu, diciamo. Il Parma non è una squadra che segna molto. Molti mi dicono, ma allora tutti i portieri si possono schierare? No, ma va deciso anche in base ai portieri che uno ha in rosa. È normale che uno in rosa, se ha Radu e Silvestri del Verona, tra i due la scelta va a Radu, anche se ha la partita difficile. È normale che se invece hai Radu e Szczęsny, metti a Szczęsny. È anche un po' questo, ragazzi, un po' di materia grigia. Per quanto riguarda il Parma, i giocatori, che sensazione, Bruno Alves, che ce l'ho io, e Kucka potrebbe essere il nuovo rigorista del Parma. Per quanto riguarda invece il Genoa, guardo la formazione, ragazzi, è l'unico che mi ispira qua a me, perché il resto, diciamo, è poca roba. Altro cambio di allenatore in Milan, Lecce. Qui, vabbè, Donnarumma si mette, Gabriel no. Gabriel, a meno che non tenete Gabriel e Silvestri, mettete Gabriel. Sensazione per il Milan, cambio di allenatore, ha elogiato Paquetá, quindi Paquetá non vuoi stronzo, anche perché ce l'ho io, e potrebbe essere la partita di ritorno a gol del pistolero Piontek. Per quanto riguarda il Lecce, anche se è una partita difficile, Mancoso si può mettere perché è rigorista, e Falco, che è l'unico giocatore in Serie A che ha fatto più dribbling. Si chiude questa giornata di Serie A di lunedì, mamma mia, col Monday Night con Brescia-Fiorentina. E questa è una partita un po' indecifrabile, non so dirvi se sarà una partita ricca di gol o povera di gol. Tanto può finire 0-0, tanto può finire 3-1, 4-2, 2-3, cose. Poi mettere il portiere di lunedì è sempre brutto, dovete avere l'ansia fino a lunedì. Se si può evitare, evitate i portieri. Per quanto riguarda il Brescia, Balotelli è rigorista, tira le punizioni, e Bisoli è un giocatore che sta un po' sotto, ma è un giocatore che si inserisce e qualche più tre lo porta. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, Pulgar rigorista, Ribéry che sta facendo un ottimo campionato, e Martin Cáceres. Potrebbe essere una partita bloccata e la sblocca un difensore, la sbloccata Pezzella, la sbloccata Milenkovic, manca soltanto Cáceres. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento. L'anno prossimo mi sposo. Ciao ragazzi.